Ho iniziato a suonare la chitarra a 5 anni. A 12 anni ho iniziato a esibirmi in pubblico, a 14 a suonare tutte le sere. A 18 anni ho firmato il mio primo contratto con una major discografica. Gli anni dell'RCA e del Perigeo erano anni di grandi novità. Dovevi dare tutto e subito, non c'era veramente un momento da perdere. Sono un chitarrista, un compositore, un performer e un insegnante. Studio con Tony da tantissimi anni, da quando ero un ragazzino. Credo che siano 30 anni probabilmente che studio con Tony, forse addirittura di più. Conosco Tony da veramente tantissimi anni, dagli anni 60 addirittura, quando eravamo praticamente ragazzi. Mi ha dedicato dei pezzi, ho suonato molti pezzi suoi. Uno in particolare, Change in Shadow, l'ho suonato praticamente in 4 continenti. In qualche maniera ho avuto occasione di seguire il suo percorso artistico, musicale, che ritengo essere stato un percorso veramente straordinario. Come insegnante direi che è un insegnante dinamico, spirituale. Un artista fantasioso, sempre aperto a nuove idee, sempre aperto a cercare qualcosa che ancora deve essere trovato. Sono quelle musiche che si basano su delle buone idee, no? Un po' come certi pezzi di Ralph Towner o anche certe cose di Chick Corea, che non sono veramente jazzistiche, non sono veramente classiche. Visto che con Tony abbiamo fatto un sacco di improvvisazioni insieme, e mi sento un pochino più libero anche di prendermi delle libertà, insomma, sulla partitura, sapendo che lui non se la prende, perché insomma non la snaturo. L'improvvisazione che facciamo insieme è qualcosa che ogni volta mi colpisce veramente tanto. Nella musica che suoniamo c'è sempre chiaramente qualche eco di qualcosa che abbiamo studiato, di qualcosa che abbiamo ascoltato, però è sempre qualcosa di nuovo e non segue dei canoni predeterminati, anche per questo è molto divertente. Ho avuto il privilegio di lavorare con tanti grandi artisti, Lucio Dalla, Ivan Graziani, Riccardo Cocciante. Col Perigeo invece ci siamo trovati nelle nostre tournée a suonare accanto a grandi gruppi come Weather Report, in Italia con Antonello Venditti. Concerto di Napoli, a un certo punto nel teatro è entrata la polizia e si è schierata davanti al palcoscenico con caschi e fucili e lacrimogeni. Mi ricordo che Antonello disse: non suonerò mai con delle persone con le armi davanti a un pubblico. Era una situazione unica, un momento di cambiamento epocale che coinvolgeva non solo la musica ma un po' tutto il sistema sociale, i rapporti fra le generazioni, i rapporti fra i ragazzi. Era una specie di rinascimento. Aveva molti aspetti del Rinascimento, secondo me. Per andare su un palco ci vuole un po' un coraggio sentimentale, perché c'è appunto c'è questa anche questo le trac, come dicono i francesi, no? Questa paura, in qualche maniera, che per carità una paura scelta, è un'emozione più che una paura. Io spesso alla fine dei miei spettacoli dico che il teatro è vita, è passione, amore, è rivoluzione. Credo che sia, per quanto mi riguarda, che sia veramente questo. Ho avuto il piacere di suonare per Salvador Dalí e sua moglie Gala qualche anno fa, nel 1979. È stato un incontro molto particolare. Dopo il concerto che ho fatto con loro, per loro, avevo una domanda che mi passava per la mente già da molto tempo. Cosa c'era allora, ai tempi di Gertrude Stein e di Picasso, che mancava oggi? Lui aspettò qualche secondo a darmi una risposta
e mi disse che non c'era niente di diverso, che era perfettamente uguale. La sua risposta mi fece rimanere un po' di stucco perché io mi immaginavo tutta un'altra cosa, tutta un'altra scena. Però dopo un po' di tempo capii che per lui il tempo, lo spazio e il luogo non era qualcosa che determinava la sua creazione. Poteva creare ovunque, in qualsiasi tempo. E quindi questo fu per me una cosa piuttosto importante, veramente importante, perché ha dato molta fiducia alla mia composizione e a quello che stavo facendo.